Ciao a tutti, sono 20 anni da quel febbraio in cui siamo partiti per fare quell'esperienza pazzesca che è stata la carovana zapatista dalla selva dove la comandanza ha depositato le armi fino a Città del Messico. Per me è stata in primis, prima ancora di partire, una grande soddisfazione perché sono riuscito, come me e molti altri compagni, a partire nonostante quell'espulsione a vita dal Messico che ci eravamo guadagnati invece nel 98, quando abbiamo violato l'ordine in 130, eravamo anche quella volta italiani, quando abbiamo violato il divieto dell'esercito messicano di raggiungere un piccolo villaggio, Taniperlas, in cui i paramilitari avevano sostanzialmente intrappolato 30 donne dentro le loro case. Ecco, quindi innanzitutto una grande soddisfazione che 3 anni prima venivamo espulsi a vita, invece nel 2001 riusciamo, grazie proprio alla potenza politica di quel movimento, di quell'evento che è stata la carovana, a ritornare nel Messico. La carovana è stata per tutti noi, contate che quell'anno, il 2001, è stato veramente uno degli anni più intensi che io possa ricordare. Era febbraio che partivamo per la carovana, siamo tornati, mi ricordo, non sono neanche passato per casa perché una volta tornati siamo andati subito rimettendoci i passamontagna. Nelle barricate, al centro sociale Rivolta, era il marzo del 2001 sotto sgombero. Abbiamo fatto proprio una corsa dall'aeroporto, quindi siamo passati dalla carovana zapatista alle barricate del Rivolta e qualche mese dopo ci trasferivamo a Genova per preparare il G8 del 2001. Quindi quello è stato un anno potentissimo ed è iniziato con quella carovana. Quella carovana ha avuto un significato per tutti i movimenti dell'epoca, un significato insostituibile, cioè gli zapatisti e quella carovana in particolare hanno dimostrato l'attualità della rivoluzione. Hanno dimostrato agli zapatisti che era possibile rimmaginare un modello di rivoluzione. Una rivoluzione armata, gli zapatisti hanno i fucili, ce li avevano, li hanno usati nel 94 per l'insurrezione e li hanno usati per difendersi in tutti gli anni successivi dagli attacchi dell'esercito, dei paramilitari. Ricordiamo nel 97 la strage nella chiesa di Acteal. Quindi gli zapatisti hanno dimostrato come fosse possibile nel 2001, nel pieno del movimento antiglobalizzazione, unire l'idea, rinnovare e unire l'idea di rivoluzione, appunto una rivoluzione armata che prendesse il controllo dei propri territori, senza puntare ai palazzi del potere, ma parlare un linguaggio maggioritario, però mobilitare le masse, però riuscire ad essere appunto un'idea faro maggioritaria in Messico e non solo. Perché poi hanno parlato e continuano a farlo e continueranno con la gira zapatista di quest'estate, continueranno a farlo a tutti i movimenti. La carovana è stata una cosa pazzesca perché abbiamo respirato il consenso grandissimo da un capo all'altro del paese. Le foto che girano in questi giorni lo testimoniano. Testimoniano della gioia, dell'entusiasmo di milioni di persone, dell'accoglienza, dello zoccolo pieno. Quando arrivavamo nei paesi, nelle città, gli striscioni da ogni casa, la folla di gente per la strada, cioè hanno proprio gli zapatisti sono riusciti a farlo soprattutto in quell'occasione della carovana. A attualizzare, a materialmente a far vedere l'attualizzazione del concetto di rivoluzione. Questo è stato il grande contributo, la grande energia, la grande luce che hanno dato ai movimenti, a noi, ai movimenti italiani e non solo, e continuano a farlo.
Ecco, ricordo come insomma, ho avuto un grande privilegio, una grande fortuna a essere lì con i miei compagni, a vivere in prima persona quell'esperienza, quell'evento politico, quell'esperienza straordinaria.